Ciao ragazze, dato che spesso ho notato in giro che molte ragazze hanno difficoltà a disegnare le farfalle, a capire le proporzioni, come farle, ho deciso di farvi questa sorta di video lezione con qualcosina che ho imparato io da me, che ho capito io da me, in base anche a come le faccio io. Quelle che vedete sullo sfondo sono, diciamo, in genere le farfalle che si vedono in giro e che sono ovviamente fatte male. Mi raccomando, se fate le farfalle così, cercate di seguire i miei consigli perché sono brutte così. Allora, cosa c'è di sbagliato in queste farfalle? Allora, la cosa più importante, innanzitutto, che quando fate la farfalla laterale, cioè soltanto a due ali, non dovete mai farla, cioè almeno questo è a mio gusto personale, non dovete mai farla dritta. Cioè per me è bruttissima la farfalla fatta proprio, cioè con il busto dritto e poi le due ali di così. Se decidete di fare il busto dritto, fate la farfalla a quattro ali, cioè la fate frontale. Se decidete di farla frontale, il corpo va messo in obliquo. Mi raccomando, questo è molto importante perché veramente è una cosa che non mi piace proprio quando fate le farfalle, quando vengono fatte le farfalle così. Ok, allora vediamo gli errori quindi man mano di queste tre tipologie tipo. Una volta assodato che il corpo va fatto in obliquo, poi dopo vediamo anche qualche diverso tipo di corpo. Cosa c'è qui di sbagliato? C'è di sbagliato che le farfalle non hanno generalmente almeno, cioè quelle principali, non vanno mai fatte tutte e due le ali nello stesso verso. Cioè, se volete farla così, questo tipo qui appuntito per esempio, dovete farla una verso l'alto e una verso il basso. Ok? Quindi abbiamo capito l'errore che c'è qui. Poi, l'errore che c'è qui, invece, le ali non sono mai della stessa dimensione. C'è sempre la, diciamo, sopra, superiore più grande e quella inferiore più piccola. Poi decidete voi, vabbè, la differenza, però deve esserci questa differenza. Errore invece che c'è qui è proprio diciamo, è il contrario di questa, che qui è stato fatto, diciamo, la parte di sotto più grande, quindi come abbiamo detto anche qui la parte di sopra deve essere più grande. E poi non vanno mai fatte, non esistono ali fatte in questa maniera, vi assicuro che si vedono in giro, cioè fatte proprio in orizzontale, ma bisogna sempre alzarsi, diciamo, verso l'alto. Quindi se volete fare qualcosa più questa sempre qualcosa del genere, è sempre più piccola. Facciamone una laterale. Allora, decidiamo di fare il corpicino, quindi la testa è sempre più grande del corpo, possiamo farla o attaccata il tutt'uno, oppure fare prima il corpo e poi la pallina della testa, qui la possiamo sempre aggiungere. Facciamo le antennine che possiamo fare anche alla fine. E quindi, cosa importante che stavo dicendo prima, che una volta che dobbiamo stare attenti alle proporzioni, quindi facciamo la prima ala. In questo modo partiamo da quasi, diciamo, sotto la testa e ci alziamo il più possibile verso l'alto. E poi non è che, qui ho dimenticato questo fatto qui, che in questa qui, per esempio, vedete, c'è molto spazio qui dell'ala. Invece noi dobbiamo fare se non proprio attaccato, se non lo vogliamo, oddio, se non lo vogliamo fare proprio attaccato, lo facciamo un po' più giù, ma mai per esempio qui partiamo con l'ala, cioè dobbiamo partire proprio da vicino. Noi ci dobbiamo allargare in questo modo. Ragazze, le immagini parlano più delle parole, poi io non so spiegare, lo sapete, quindi venitemi incontro. Comunque, spero che abbiate capito questo fatto che, allora, vediamola così. Questo è il corpo orribile. Partiamo da qui, ci alziamo il più possibile verso l'alto e poi non partiamo da qui, ma da qui, ma ci stendiamo verso il basso e poi saliamo verso l'alto. Ok? La stessa cosa qui, mo nella parte di sotto non partiamo da qui, ma andiamo a partire stesso da
vicino a dove finisce l'ala di sopra e ci andiamo ad estendere verso il basso e non verso l'alto. La possiamo fare appuntita, la possiamo fare come vogliamo, però ci siamo capite. Ci sono ancora queste qui che una volta fatte le ali ne facciamo un'altra anche qui. Passiamo a qualche corpicino. Allora, il corpicino, quindi il più semplice da fare, dopo ve lo farò vedere con il pennellino che mi viene anche più semplice, è quello che ho detto prima, dove schiacciamo qui nella parte di sopra e ci andiamo a stringere qui. Semplicemente così, va bene anche così e possiamo aggiungere le antennine. Le antennine possono essere o chiuse così, come le ho fatte qui, le potete fare con i puntini. Comunque, questa è una tipologia di corpo. Poi possiamo fare il corpo con la testa. È sempre più grande qui e si va a stringere qui. Poi possiamo fare il corpo tutto a pallini. Poi diciamo, in via generale, questi sono i corpicini che si trovano di più. Infatti, vedete, faccio proprio il primo. Difficilmente faccio la testa staccata. Qui c'è quello con i puntini. Ripassiamo insieme le 5 semplici regole da seguire. Numero 1. Corpo mai in verticale per farfalle laterali. Sì, se farfalle frontali. A 4 ali. 2. Ala superiore sempre verso l'alto. Ala sotteriore. Ala inferiore sempre rivolta verso il basso. Numero 3. Ala superiore sempre più grande di quella inferiore. Numero 4. Le ali si concentreranno verso il centro del corpo della farfalla. Numero 5. Le ali sono prima strette, poi si allargano e poi si restringono in punta. Ragazze, queste sono le 4 semplicissime regole da seguire per fare una farfalla decente. Adesso vediamo insieme come fare qualcuna delle farfalline che ho fatto su questa routine che ho pubblicato tempo fa sulla pagina Facebook. Vi farò vedere magari quelle che mi piacciono di più. Io utilizzerò un gel nero, ovviamente voi potete utilizzare l'acrilico. Quindi, come abbiamo detto prima, partiamo sempre dal corpicino. Facciamo un pallino per fare la testa, simulare la testa, ci allarghiamo per fare la pancia e ci restringiamo. Poi partiamo a fare la prima ala, più sotto della testa, quasi al centro, ci spingiamo verso l'alto. Scendiamo. Per chiudere l'ala, quindi partiamo da qui. Ok? E quella di sotto partirà da qui. Ok? Qui vedete, c'è lo spazio per fare anche l'ala più piccola di dietro e ce la facciamo. E adesso possiamo decorarla come vogliamo. In questo caso facciamo. Facciamo dei pallini in negativo praticamente. Finiamo con le antennine che potete fare benissimo all'inizio, però preferisco sempre farle alla fine. Schiacciamo e poi tiriamo.
Questa è la prima farfallina. Questa è molto bella. Ovviamente quando le fate a quattro ali, oltre a mettere il colpo in verticale, come vi ho detto prima, potete metterlo anche in obliquo. E quindi questa c'ha la testolina piccola, corpicino, scendiamo, riallarghiamo e scendiamo nuovamente. Partiamo da qui. Ecco, saliamo, 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 punta. Ecco, e facciamo quella di sotto. Sempre a punta. Decoriamo sempre. Facciamo lo stesso dall'altro lato. Quindi cerchiamo di farle simmetriche, ci proviamo almeno, e uguali. Ecco, finiamo con le antennine, sempre schiacciando, tirando, schiaccio e tiro, pennello messo perpendicolare al foglio o all'unghia, ovviamente. Questa è il corpo piccinissimo. Si estende tutta così, e c'ha la parte di sotto più grande del solito. Aggiungiamo la codina qui. Possiamo fare le antennine un po' tremolanti. Questa è venuta una mezza ciofeca. Sta peggiorando la situazione, però più o meno spero abbiate capito quello che volevo fare. Grazie, scusate veramente per la mia incapacità di spiegare, però spero più o meno abbiate capito qualcosa. E niente, un bacione e al prossimo video, ciao!